Ben ritrovati nell'altra mia cucina o benvenuti se è la prima volta che vedete un mio video. Sono Chef Alex, intanto ti ringrazio per aver cliccato su questo video e ti ringrazio per essere proprio tu. Oggi andiamo a fare un piatto semplicissimo ma veramente sfizioso, degli spaghetti, orata e pomodorini. Veramente semplice ma tutto da provare e poi da farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Andiamo a vedere gli ingredienti, anche se tutto semplicissimo, e tutti i passaggi. Una bellissima orata che andremo a sfilettare, l'ombra dello stand che uso per registrare, poi dei pomodorini ben lavati, mi raccomando, spaghetti trafilati al bronzo. Io uso sempre la pasta trafilata al bronzo perché tiene meglio la cottura e contenendo più amido andrà a crearsi un sughetto molto più cremoso quando poi si va a legare con la parte acquosa. E mi serviranno poi sale fino, sale grosso, olio extravergine di oliva e userò del prezzemolo. Io qui, come ho già spiegato, sono nella mia seconda casa, non ho sul terrazzo erbe fresche e quindi utilizzo, perché si può tranquillamente fare, prodotti essiccati. Questi gli ingredienti, cominciamo a sfilettare e a pulire la nostra orata. Andiamo a fare un'incisione qua sulla coda e sotto la pinna a 45 gradi. Dopodiché andiamo a lavorare sulla schiena. Dall'incisione che abbiamo fatto andiamo a tagliare quello che dobbiamo fare è appoggiarci alla lisca e uscire, dopodiché andiamo verso la coda, sempre con la lama che sentiamo che scivola sulla lisca, e abbiamo ottenuto il filetto. Faccio la stessa cosa da quest'altra parte, quindi incisione, e usciamo. Scarto praticamente, vedete, trasparente, quasi zero, anzi praticamente zero. Ora quello che dobbiamo andare a fare, con una pinzetta andiamo a tastare per vedere se ci sono lische da estrarre. Le sfiliamo. Vado a pulirle tutte e ci vediamo dopo. Ok, passando bene il dito non ce ne sono più. Ora andiamo a togliere la pelle, quindi un'incisione qua sulla coda che ci permette di tenere ferma la pelle, e andiamo a far scivolare la lama inclinata a 45 gradi sulla pelle. Teniamola un po' tirata. Il nostro filetto è pronto. Adesso vado a tagliarlo a strisce diagonali. Fa
faccio la stessa cosa anche con l'altro e travaso in un piattino. Una bella lavata al tagliere, mi raccomando, sotto mettete sempre qualcosa che non lo faccia scivolare, gomma, silicone o uno straccio bagnato all'occorrenza, ma mi raccomando, deve essere una postazione bella salda. Pomodorini ben lavati, andiamo a tagliarli. Coltello dentato, mi raccomando, tutti i cibi acidi, pomodori, agrumi, quindi limone, arance, eccetera, ananas, tutti i cibi acidi, usiamo sempre un coltello a filo dentato, perché i cibi acidi rovinano il filo della lama dei coltelli a lama liscia. Vado a tagliarli a metà. Lo spicchio d'aglio invece vado solo a sbucciarlo. Taglio testa e coda e lo lascio così e ci spostiamo i fornelli. Cominciamo a far partire l'acqua della pasta, il piatto veloce, portiamo a ebollizione. Acqua a bollore, vado a salare e a calare la pasta. Nel frattempo nella padella vado a mettere un giro d'olio. Accendo e vado a mettere lo spicchio d'aglio e lo facciamo rosolare un pochino. Appena comincia a cambiare colore lo togliamo perché ha dato il suo. Andiamo a mettere fuoco al minimo sul fornello piccolo, l'orata. Ovviamente a posto dell'orata potete usare anche un branzino o un altro pesce. Un paio di minuti per lato e poi li giriamo. Ok, un paio di minuti e sono passati, cominciamo a girarli. Intanto giriamo e muoviamo la pasta in modo che rilascia amido e vado a dare un pizzico di sale dopo che li ho girati. Passati un paio di minuti vado a toglierli, i nostri pezzettini di orata, e vado a mettere i pomodorini. Tutto questo lo sto facendo a fuoco al minimo. Io ho le luci dietro, quindi giochiamo con le ombre, facciamo il cagnolino. Ok, vado anche qua a dare un pizzico di sale e li lasciamo andare intanto che manca qualche minuto alla pasta. Meglio se li mettiamo tutti con la polpa verso il basso. Con la pasta ci sono, quindi spengo e vado a travasarla. Aggiungiamo una mestolata di acqua di cottura e a questo punto alzo la fiamma e adesso andiamo a far legare l'amido della pasta con l'acqua in modo da fare la nostra cremina. Ok, non abbiamo più liquido, quindi spengo e andiamo ad impiattare. E prezziamolo. Ovviamente se ce l'avete tritato fresco molto meglio, all'ultimo con almeno conserva anche tutto il suo olio.
il nostro piatto è pronto, andiamo a tavola per la prova dell'assaggio. E benvenuti a tavola con me per la prova dell'assaggio e l'ultimo passaggio. Io intanto ti ringrazio se mi hai seguito fino a qui, ti ringrazio se sei già iscritto al canale o se lo farai guardando dopo aver visto questo video, e attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche e non perderti le prossime video figate. Metti anche un bel like a questo video se ti è piaciuto e condividilo con i tuoi amici. Puoi seguirmi anche su Instagram, dove trovi spoiler e anticipazioni di quello che porto sul canale, infatti chi mi segue già lo sapeva, e trovi anche tanto tanto umorismo e tante risate nel mondo della nostra amata cucina. Ingredienti, strumenti particolari, tutto quello che utilizzo qui sotto in descrizione, trovi cliccando sulla parolina altro tutti i link del mio programma affiliazione Amazon con tutto quello che può servirti. Con un click te lo procuri senza impazzire, e anche con codici di sconto. Detto questo, puoi seguirmi anche sul mio sito internet chefalex.it, dove anche lì trovi i prodotti, ma trovi anche tutte le ricette organizzate per categoria: antipasti, primi, secondi e via dicendo. Andiamo a chiudere questo piatto con, a gusto, una macinatina di pepe e andiamo a provarlo. Beh, siamo a febbraio, un piatto che sa di mare, ci sta perché almeno soddisfiamo un po' quella nostalgia che abbiamo del caldo dell'estate e di un bel tuffo in mare. Noi ci vediamo alla prossima video figata di Chef Alex, è buonissima, fresco, veramente il mare in bocca. Buon appetito!